Guido Guici. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io, venendo a Foggia, mancavo da un po' di anni, la prima cosa che ho notato un cartello qua fuori, SOS Malasanità. E allora ho detto, ma di che parliamo? Questa è un'istigazione ad aggredire le persone, a fare le denunce ai medici. Quindi se partiamo dalla base, SOS Malasanità, e andiamo avanti, a che serve la manifestazione fatta a Pisa quando è morta Barbara Capavani e abbiamo fatto una fiaccolata? A che cosa è servito? Il livello di attenzione sale sempre di più, le aggressioni siamo abituati, perché le aggressioni ci sono tutti i giorni, quelle verbali non ne parliamo proprio e le donne sono quelle che sono ancora più aggredite, medici, infermieri, tecnici sanitari. Però mi chiedo, che cosa, dove vogliamo arrivare? Perché poi alla fine, se ci riflettete, qui è una guerra tra poveri, è una guerra tra due terminali, da un lato il paziente che ha il diritto alle cure e dall'altro lato il sanitario che deve offrire le cure. Ma se a monte chiudono il rubinetto e non arriva l'acqua in periferia, gli assetati iniziano a litigare tra di loro e questa è la condizione in cui ci hanno costretto negli ultimi 15 anni. Tagliando i posti letto, tagliando gli ambulatori. Quest'anno festeggiamo i primi 20 anni di blocco del tetto di spesa sul personale. È una festa che dovremmo fare, gliel'ho detto più volte a Pierino, dovremmo celebrare questo blocco del tetto di spesa. Allora un collega che sta in un pronto soccorso ci avrà 20-30 barellati, sta in doppio turno, cioè due persone, 3-4 infermieri. Ma cosa volete che pretendete che possa fare il collega? Dice, ma non fa comunicazione con i parenti. Ma che fa? Lascia i pazienti per andare dai parenti. Eppure il rapporto con il paziente e col parente è fondamentale anche questo, è fondamentale la comunicazione. C'è una linea guida, la raccomandazione numero 8 del Ministero della Salute, che sta in visita, in rivisitazione al Ministero, che non viene adottata nelle aziende, perché è una raccomandazione. Siccome noi stiamo in un'autonomia differenziata in sanità da tanto tempo, ogni regione, ogni azienda fa quello che vuole. C'è un documento che si chiama documento valutazione del rischio, dove dovrebbe essere contemplata la, tutta una serie di norme organizzative per prevenire il rischio. Ebbene, è carta straccia, sta nei diretti un po' come stava la carta per la pandemia e per la prevenzione lasciata, dimenticata nelle scrivanie varie e poi esplosa la pandemia del Covid e tutti si sono meravigliati. Non c'è assolutamente governo delle attività. Certo, il ministro adesso implementerà delle pene che possono prevedere l'arresto in flagranza o in differita eccetera, ma è un problema serio che viene affrontato al termine del processo, quando già c'è scappato il morto. E allora noi non possiamo consentire una cosa del genere. Questa manifestazione, io mi auguro che ogni volta che c'è un'aggressione ci sia un'assemblea ad horas nelle singole aziende, perché occorre maggiore coscienza. E poi diciamoci la verità, nelle aziende c'è la dittatura, io li chiamo benevolmente dittatori generali, no? Però in realtà si ha paura di parlare, si ha paura di esporsi, perché poi le contromisure sono enormi. Io ho fatto tanti anni di attività ospedaliera e però notavo che c'era sempre poi il direttore, se gli dicevi qualcosa che non gradiva, poi si scaricava su di te attraverso una serie di azioni. Questa dittatura deve terminare. Per fare questo occorre modificare radicalmente il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io dicevo, noi siamo disponibili a dare una mano ai colleghi che vogliono andare via, perché c'è il recesso per giusta causa, che lo prevede il codice civile, cioè colleghi che se ne possono andare per giusta causa, senza preavviso e chiedere risarcimento di danno all'azienda. Perché arrivando a un certo punto, da un lato troviamo i colleghi anziani che non ce la fanno più e se ne vogliono andare, i colleghi giovani non ci vogliono più stare nel Servizio Sanitario Nazionale, perché, gliel'ho detto più volte al Ministro, un giovane collega che entra in un pronto soccorso, ebbene, dovrà fare tutta la sua vita in pronto soccorso e non ha sviluppo di carriera e viene sottopagato e si prende 4-5 avvisi di garanzia e poi magari viene pure aggredito. Ma chi glielo fa fare a star lì? Ma perché dovrebbe stare in strutture del genere? È chiaro che il mondo del lavoro è cambiato e va a cercare altrove. Però in realtà quello che noi dobbiamo fare, non dimenticare mai il nostro codice deontologico e fare il nostro dovere, ma se permettete neanche volgere l'altra guancia, io non sono disponibile a fare una cosa del genere. Grazie.
Grazie Guido.